Oggi parliamo dei gel energetici. Io sono Paulina Ferrari. Cosa sono? I gel energetici sono disponibili in piccole bustine da spremere e hanno una consistenza gelatinosa. Sono costituiti da zuccheri semplici come fruttosio o glucosio e maltodestrine, un carboidrato derivato dall'amide di mais costituito da 4,20 unità di glucosio. Possono anche contenere sodio, potassio e a volte caffeina. La maggior parte dei gel energetici presenta tra i 18 e i 25 grammi di carboidrati per bustina. Vediamo come agiscono. I gel costituiscono una fonte concentrata di calorie e carboidrati e sono progettati per essere consumati durante l'esercizio di resistenza. Quali sono le prove? Gli studi dimostrano che il consumo di 30-60 grammi di carboidrati all'ora durante l'esercizio fisico prolungato ritarda la fatica e migliora la resistenza. Per ottenere questo effetto dovreste quindi assumere una o due bustine all'ora. Uno studio del 2007 condotto presso l'Università di Edimburgo ha dimostrato che i gel provocano un effetto simile alle bevande sportive. I gel energetici rappresentano un modo comodo di consumare carboidrati durante l'esercizio fisico intenso e di resistenza, di durata superiore a un'ora. Tuttavia, è necessario bere circa 350 ml di acqua insieme a ogni dose di gel per diluire e ottenere una soluzione nello stomaco che presenti il 7% di carboidrati. Provate mezza bustina di gel con 175 ml di acqua ogni 15-30 minuti. Tra gli aspetti negativi occorre sottolineare che alcune persone non gradiscono la loro consistenza e il sapore dolce molto marcato, ma questo dipende dai gusti personali. Inoltre i gel non vi risparmiano la scomodità di portarvi dietro una bottiglia d'acqua. Vediamo quali sono gli effetti collaterali. I gel energetici non vi idratano, quindi è necessario bere molta acqua quando le assumete. Se non bevete abbastanza, vi ritroverete con una massa di sostanza gelatinosa nello stomaco. Questo attira l'acqua dal flusso sanguigno all'interno dello stomaco, aumentando il rischio di disidratazione.